Sì, vai. Claudio, quanti iscritti per questa 15ª edizione del Gruppe? Abbiamo oltre 170 persone. Diversi, purtroppo alcune persone poi al momento di solare avevano disdetto, se no saremmo stati oltre 200, ma abbiamo avuto delle edizioni oltre 400 persone. Chiaramente in questo periodo storico in Italia, in questa crisi economica e tanti altri fattori, portare un numero di persone così, farli muovere arriva da molto lontano. C'è gente che arriva dal Trentino, c'è gente che arriva dal Piemonte, tantissime dalla Lombardia, Emilia, Toscana, insomma dalle regioni del nord Italia, qualcuno, diverse persone anche dal sud arrivano dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia, quindi diciamo questo è un raduno che racchiude un po', diciamo, l'essenza del motociclismo italiano a livello ciclismo al nord Italia. La cosa interessante è che 15 edizioni, c'è tantissima gente che torna. Questa volta è tornata gente che aveva partecipato alla prima edizione, quindi erano dei ragazzini, perché 15 anni fa anche noi stessi eravamo un pochino più giovani. E quindi tornano perché hanno un ottimo ricordo di questa zona che è meravigliosa. Io sono felice, questa è un'ottima cosa per me per tornare tutti gli anni. Io sono napoletano e qui facevo. Non vorrei che questo numero un po' inferiore agli altri anni sia un motivo di insoddisfazione in questi tempi. Tutto questo è un grandissimo risultato. Una italietta che va a vedere qui così tante persone, ma intanto il fascino del perché chiamiamo la un po' al centro dell'Italia, che cosa voleva combattere la prima edizione? No, noi non volevamo combattere nessuno, quindi nato per scherzo, mi hanno detto c'è l'elefante che è una tua storia che sono oltre 50 anni in Germania, nella neve, al freddo, perché non facciamo una cosa un po' furba, un po' furbina, facciamo un raduno in Italia nello stesso periodo dell'elefante. E da lì furbinen, stressen, che vuol dire raduno. E quindi è nato il nostro simbolo, adesso è un primo secomano, la Fetch, però è questo elefante e un topolino che diciamo proprio va nella direzione opposta, passando quasi il barbaro elefante sulla sua promozione e si dirige in direzione opposta. Direzione opposta è il nostro Sud Italia, meraviglioso, con tante opportunità che sono a partire dall'accoglienza, l'ospitalità millenaria, una cucina straordinaria, una facendo strada, un freddo, comunque forse anche di più che andare nelle fanze, però poi arriva e diciamo dovrebbe trovare un clima, non in questa edizione perché purtroppo abbiamo avuto la pioggia, però comunque una temperatura mite. Poi si poteva adesso tranquillamente fare il bagno, io no, che non lo bagno nemmeno troppo, che sono un freddoloso cronico, però abbiamo avuto in alcune edizioni qualcuno appositato, che un pochino preparata. Lui ha fatto veramente, hanno fatto il bagno, una roba incredibile, di pinguini. Poi col tempo abbiamo spostato dalla data dell'elefante stretto, che è nei giorni della merla, quindi fine gennaio, abbiamo detto ma perché non andiamo un pochino più sicuro, diciamo, le grandi nevicate che hanno afflitto l'Appennino in alcuni anni, facevano più neve sull'Appennino anche sulle Alpi, spostiamolo di un mese e quasi sempre con ottimi risultati. Questa è la prima edizione che facciamo completamente bagnato, però in genere abbiamo avuto preso mai una giornata su tre che era un po' più così. Però appunto non ci lamentiamo, siete contenta stasera? Però il Frubin invece c'è stato, sono arrivate 170 persone da tutta Italia, qualcuno ha fatto più di 1000 km, vuol dire veramente per una grande passione. Poi oggi abbiamo deciso, declinato chi voleva fare il giro in moto, una passione, molti poi hanno detto, ha peccato aver fatto il giro in moto, la moto è una passione, ma è un motivo di più per tornare. Assolutamente sì, io personalmente spero quest'anno di fare la solita scappata che un tempo facevo d'estate. Grazie del tempo che ci hai dedicato, grazie alla Villanella stasera.